Rue de Quatre Vents, numero 79, l'indirizzo dell'appartamento di Molenbeek, dove è stato trovato e poi arrestato Salah Abdeslam, l'unico superstite del comando terrorista responsabile delle stragi di Parigi del 13 novembre scorso. Qualcuno sapeva che Salah si nascondeva proprio lì da almeno 3 mesi. Non una persona qualsiasi, un poliziotto di Malines, Mechelen in Fiammingo, città a poco più di 30 km da Bruxelles. Conosceva quell'indirizzo da dicembre, lo aveva ottenuto da alcuni suoi informatori, come rivela oggi un quotidiano belga, ma non lo aveva segnalato a nessuno, nemmeno alla procura di Bruxelles, che nel frattempo ordinava perquisizioni su perquisizioni senza ottenere alcun risultato di rilievo. L'indirizzo preciso era stato inserito in un rapporto confidenziale destinato alla cellula antiterrorismo della polizia giudiziaria federale belga, ma poi mai trasmesso alla capitale e rimasto sotto chiave per 3 mesi nella sede centrale della polizia di Malines. Intanto Salah Abdeslam, dal carcere di Bruges, dove è detenuto, fa sapere tramite il suo avvocato che è disposto ad accettare l'estradizione in Francia il più presto possibile. Forse ha capito che in Belgio, dopo gli attentati di martedì mattina, per lui non ci sono più possibilità di ottenere vantaggi dall'eventuale ruolo di pentito. Non sapeva degli attentati e non collaborerà, dice ancora il suo legale, ma a questo gli inquirenti non credono. Anzi, sono praticamente sicuri che Salah, se non fosse stato arrestato, avrebbe fatto parte dell'azione terroristica, ma con un ruolo diverso. Quando gli altri attaccavano l'aeroporto e la metropolitana, lui, proprio come a Parigi, avrebbe dovuto sparare alla gente per le strade della città. Intanto nella notte, raffica di arresti da parte della polizia belga, che ha passato ancora una volta al setaccio i quartieri di Molenbeek e Schaarbeek. Nelle stesse ore anche la polizia francese, in una banlieue a nord di Parigi, faceva lo stesso. In manette è finito un amico di Abdelhamid Abaoud, la mente degli attentati di Parigi. Era pronta a colpire ancora una volta la capitale francese. Nella sua casa sono state ritrovate armi ed esplosivi.